Abbiamo affrontato una partita col piglio giusto, con la giusta concentrazione, interpretandola subito bene, perché non era facile battere il Brescia, una squadra di qualità, una squadra che lotta per la salvezza, che veniva da tre risultati utili consecutivi, giocando un buon calcio contro squadre forti. Noi non abbiamo concesso nulla alla superficialità, siamo stati concentrati e determinati sin da subito. Abbiamo sbloccato il risultato, poi raddoppiato, il primo tempo si è chiuso 2-0, è chiaro che poi abbiamo anche un po', come posso, lesinato gli sforzi perché stavamo un po', avevamo un po' di fatica, la sentivamo, quindi abbiamo cercato un po' di tenere più il pallone nel secondo tempo che non affondare perché non serviva, rischiando magari infortuni, che già c'era stato quello dei Romagnoli, altri ragazzi che mi dicevano di stare bene con le gambe, quindi abbiamo saputo anche abbassare il ritmo, tenere il pallone sicuramente per il doppio vantaggio, anche per il fatto che eravamo un uomo in più. Quindi, secondo tempo abbiamo gestito. E niente, bene così, insomma. Questa squadra, comunque, in campo ci va sempre per fare il risultato, gioca sempre alla stessa maniera, a prescindere dall'avversario che ha di fronte, a prescindere dai momenti. Non si gestisce, ma si spende. Questo è il discorso di fondo. Quindi anche oggi abbiamo fatto così e cercheremo di farlo fino in fondo. Sinceramente non ho visto l'episodio di espulsione. So che quello che mi ha detto Gaiolo che ha ricevuto un pugno sotto da Corbia, poi dopo sinceramente non l'ho visto, non giudico. Però insomma ecco, penso che la vittoria nostra vada al di là di questo episodio. Finalmente ha dato un calcio alla sfortuna anche lui, ho fatto respirare un po' l'aria del campo. E sono contento perché l'Ane che conosco io, che conosciamo tutti, un giocatore importante, e poi ha avuto questa annata sfortunata, segnata da un paio di infortuni gravi. Però ecco, il mio augurio è che lui riprenda a essere quel grande giocatore che sappiamo che è. Sì, abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi, il mister l'ha preparata benissimo durante la settimana, sapevamo che affrontavamo un Brescia che era, diciamo, con l'acqua alla gola perché se non portava a casa i punti oggi, secondo me, difficilmente riusciva a trovare un posto per la salvezza. Noi siamo stati bravi a concludere in gol le azioni che abbiamo avuto e come sempre abbiamo imposto il nostro gioco. Con lo stesso che abbiamo affrontato tutto il resto delle partite da qui al campionato, perché non abbiamo ancora vinto niente. Fino a quando la matematica non ci sarà, noi sicuramente non esulteremo. E poi, una volta che ci sarà la matematica, continueremo a fare il nostro lavoro, cioè quello che abbiamo messo in campo fino adesso, in queste partite. Poi anche l'espulsione di Corvia ha fatto il suo, comunque noi abbiamo fatto due belle ripartenze, sono stati bravissimi Jerry e Pasciu, che hanno concretizzato al meglio e, come ho detto prima, noi secondo me abbiamo giocato la partita che dovevamo fare con intelligenza, con concretezza e con grande carattere. Abbiamo usato veramente la testa e secondo me io sono orgoglioso dei miei compagni di squadra. Sicuramente sono contento per lui perché aveva bisogno di riprendersi dopo un brutto infortunio e penso che questa sia la cosa più bella per un calciatore, ritornare in campo e assaporare la partita dopo un bruttissimo infortunio, dunque sono contentissimo per lui. 12 mesi passati dall'ultima partita ufficiale. Come è stato? È una boccata d'ossigeno, è quasi come rientrare, iniziare di nuovo, perché arrivare da un infortunio così lungo, con delle ricadute, sicuramente non era nei programmi e non è facile perché è il primo anno dove mi capita di comunque restare fuori e avere questo tipo di problemi. Ora è da un po', da 2 mesi che comunque sto rientrando, sono in forma e ho atteso il mio momento, spero insomma di continuare, di fare bene il mio lavoro sul campo, io devo solo cercare di tornare nella forma migliore. Poi decidere ovviamente mister, società, cosa fare di me. Ma sorprende tutti, credo, nel senso che stiamo facendo veramente delle cose incredibili. Ma ho notato, visto comunque, anche stando magari un po' più in disparte, che con il lavoro, il sacrificio, l'umiltà e la fame di voler fare fatica sul campo, tutto è possibile. Quindi diciamo che mi sorprende fino a un certo punto. È il gruppo stesso. La caratteristica migliore, sì, è che tutti pedalano a 1000 all'ora, tutti si rispettano, corrono per l'uno e per l'altro.
e hanno voglia di vincere. Questa mentalità che il mister ci ha trasmesso si vede in campo, perché comunque cerchiamo sempre di dare il massimo. E domenica dopo domenica, comunque, le squadre che incontriamo, noi riusciamo sempre a portare via risultati e cercare di facendo il nostro gioco. Questo ormai è diventato un marchio di fabbrica. Sì, sì. Beh, al di là dei calcoli, che quelli non fanno parte nostra, quindi noi pensiamo solo a ogni partita andare in campo e tirare fuori la miglior prestazione possibile.